Martedì 28 marzo, buongiorno e bentornati a Smart Depends su Teleblogo. Come si fa, dico io, a mantenersi in forma con una linea sbagliante come questa? Ecco. Se la pubblicità continua a bombardarci con messaggi alimentari, brioche, merendine, cioccolatini e sostanze che ingrassano, compensate da tutte quelle belle cose che invece ti fanno dimagrire e non ti fanno diventare tutta ciccia e brufoli. La pubblicità alimenta i golosi e fa ingrassare al solo vederla. Che poi è la stessa cosa che penso io quando vedo le pubblicità a sfondo sessuale, presente tutti quei richiami che ci propinano quotidianamente, quei centimetri di pelle al vento che al solo vederli trasformano un povero Cristo in califano. Chiara Illusione ha un nuovo servizio in mente proprio a proposito dell'alimentazione. Come finirà con il suo direttore? Avanti! Ciao, disturbo? Ciao, un po'. Ciao, Pietro. Accoglienza. Senti, stavo pensando... meglio essere onesti, no? Certo, tu lo sei sempre, tra l'altro. Stavo pensando a un articolo da mettere magari sul numero della domenica. Voglio dire, una cosa un pochino più leggera di colore. Una cazzata, certo. Stavo pensando ai supermercati che stanno mettendo nei loro scaffali anche un sacco di prodotti che arrivano dall'estero, come couscous, salsa di soia, germogli di soia. Se ti disturbo torno un'altra volta comunque. No, guarda, riesco a fare due cose contemporaneamente. Perfetto. Senti, ti dicevo, secondo me non sono tanto gli immigrati che comprano questi prodotti, ma sono piuttosto gli italiani che, conquistati dalle cucine estere, magari provano a rifare a casa il riso al curry. Perché non li hai mai comprati? Vabbè, tu, io personalmente sì, non... Sì, ma tu non fai testo, cioè tu e i tuoi amichetti ti squatta. Perché gli squatter solo vanno al ristorante indiano, vero? Quelli lì, dai, quelli che stanno a Genova, No, perché comunque secondo me è una tendenza, non sarà magari l'articolo del secolo, però non saranno tanti quelli che comprano questi prodotti, però secondo me sono in crescita e potremmo parlarne prima che magari il fenomeno diventi di massa. Sono quattro gatti, cioè non Vabbè, sono quelli che fanno differenza. Sempre... Presente un McDonald's, quanta gente mi fa, che mi sfama tutti i bambini travolti dallo spirito olimpico. Sì, però scusa, non mi mette la Coca-Cola negli zainetti. I genitori sono contenti perché non devono più preparare le merendine. Ce l'hanno fatta dal McDonald's. Che sì, però non è che possiamo sempre solo dire che la cucina... Ci sono i cerchiolini olimpici sopra. Ci sono i cerchiolini olimpici sul tofu, sulle cose lì indiane. No. Curry. Ed è meglio così. Non so neanche come pronunciarlo. No, senti, guarda... No, ma perché io stavo pensando, comunque, invece che parlare sempre del fatto che la cucina italiana è invasa da fast food, solo patatine e hamburger, voglio dire, un bel piatto cucinato con la salsa di soia e secondo me può essere... Un barattolino così di salsa di soia costa 3 euro, fai 3 hamburger con 3 euro. Sono d'accordo, ma mangi meglio. Anzi, meglio, poi è transgenica la soia, quindi... Però questo fatto dei 3 euro mi fa venire in mente che un articolo della domenica va benissimo dimostrare l'importanza economica e sociale dei fast food come freno all'inflazione. L'economicità del fast food in grado di sfamare una famiglia intera, nel frattempo mi ha fatto perdere la partita, con pochi euro, la fattispecie, una famiglia di 3 persone, invece che comprarsi un battito di salsa di soia si fanno un pranzo con un cheeseburger. Quindi, sì, direi l'importanza di fast food come freno all'inflazione. Quindi l'importanza sociale ed economica dei McDonald's. Ecco, me l'ha smontata. Internet è colmo di risorse per chi vuole mangiare bene e sano. Ci sono naturalmente i nostri amici di Gusto Blog, ma non basta, vediamo il servizio. La rete è una vera e propria miniera d'oro per buon gustai. La prima tappa obbligata che vi segnaliamo è il Gusto Blog, ma non ci fermiamo qui, le risorse sono quasi illimitate. Orfani di pepe rosso, quelli che vogliono mangiare bene possono affidarsi a slowfood.it, ai suoi consigli, alle sue ricette. Poi c'è gamberorosso.it e il blog di Stefano Bonilli, Papero Giallo, un vero e proprio punto di partenza per farsi una cultura gastronomica. Infine, segnaliamo con piacere la Wikiguida, un progetto cooperativo che permette a chiunque di dare il proprio suggerimento su un ristorante, una trattoria, un albergo, persino un autogrill, con la filosofia tipica del Wiki. Bene, per oggi è tutto.
me mi è proprio venuto a fare. Appuntamento chi lo dà? Lo dà tu, Alberto? L'appuntamento è per domani. Stesso studio, stesso teleblogo. Allora, Serena, veniamo a noi. Veniamo a noi? Che oggi... Dimmi qualcosa. Ma senti...